Sì, anche perché è il nostro ultimo, ragazzi, il nostro ultimo video. Cioè, anche i nostri ultimi momenti di vita. Quindi il 21 giugno, cioè, ore? No, lo so, spero dopo pranzo. Beh, pochissimo, tra pochissimi giorni come faremo? Lo facciamo? Ci proviamo. Andiamoci a vestire allora, ci vediamo tra un secondo. Eccoci qua. Ci siamo cambiati e siamo pronti per raccontarvi l'ultima avventura di Gimblotti. Non è l'ultima per nostra volontà, ma perché oggi è il 21 giugno 2020 e come vi avevamo accennato nel nostro video precedente, dobbiamo oggi morire tutti oggi. Sì, quindi abbiamo il tempo di girare il video velocissimamente e fare una cena perché non vorrei schiattare a stomaco vuoto. Giusto, e prima di morire una pizza ci sta. Una cosa però veloce, tanto per sì andare all'inferno con qualcosa nello stomaco. All'inferno chi? Tu sicuro. Io. Sì. Io. Io probabilmente anche, molto probabilmente, quasi sicuramente io. Dunque, in questo video noi sceglieremo di del complotto perché questa settimana abbiamo letto questa notizia. Una rilettura del calendario Maya suggerisce che la fine del mondo sarà settimana prossima. Per i complottisti di Twitter, l'apocalisse previsto nella profezia non è datato il 21 dicembre 2012, come teorizzato, ma il 21 giugno 2020. Che ci ha sgomentati, ci ha sconvolto l'esistenza. Esatto. Proprio. E abbiamo trovato il video giusto di 11 minuti e 42 minuti intitolato La fine del mondo 21 giugno 2020, perché crediamo alle profezie di un certo Jobez. Ma ovviamente in linea con il nostro programma, noi non lo abbiamo visto, non l'abbiamo neanche aperto, è solamente pronto qua caricato a schermo, pronto per fare via. Perché dobbiamo ancora scegliere le parole. Prima di scegliere le parole? Sì. Visto che è l'ultimo giorno di vita sulla Terra. Sì, che sono costretto a trascorrere con te. Ti senti pronto? No. Lo puoi fare adesso. Perché? Ora o mai più. Fai coming out. No, ragazzi. Fai coming out. No, ragazzi, a me... Fai coming out. Non c'è nulla di male nell'essere omosessuale, l'ho già detto in un video precedente. Quindi? Ma io non lo sono. Cioè, non c'è nulla di male neanche nell'essere eterosessuale. Vabbè, lui non lo è. No, ragazzi. Poi parleremo, cioè, sopravvivremo. Lui parlerà di una teoria del complotto secondo il quale, evidentemente, io sono omosessuale. Esatto. Ma non si sa perché. Che è facilmente smentibile perché ho foto diverse, ragazze. Ma questo non vuol dire... Tom, 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 tom. Lasciamo da parte la mia vita, diciamo, sentimentale slash privata e iniziamo a leggere, a scrivere queste nove parole. Ovviamente fine del mondo non vale. Io escluderei Maya. E la stavo dicendo. No, è troppo. Ok, Maya no, calendario. No, calendario. Okay. Metti vodice subito. Vabbè, noi dobbiamo bene. Tra l'altro il video è di 11 minuti, cioè, quindi dobbiamo mettere parole. No, esatto. Apocalisse. Beh, sì. Potrebbero dirlo. Asteroide. Pianeti. Non lo so, una cosa del genere. Pianeti. Allora, mettiamo pianeti e allineamento. Sì, esatto. Pianeti e allineamento. Lettura. Perché lettura? Perché è una lettura quella che hanno fatto del calendario Maya. Allora, io sono d'accordo per lettura a una sola condizione. Che lo facciamo anche valido per la parola interpretazione. Esatto. Quindi lettura e slash interpretazione. Esatto, lettura e interpretazione. Vabbè, non avendo visto il video è difficile. Io non so. Anche perché non è un argomento di cui io sono... No, io non ne so. Perché se fossi tipo a terapia, come ti è successo, già quello noi... Possono c'entrare gli alieni? È una domanda. Non ne ho idea. Non lo so. Mettiamo da parte, vediamo un bel... Ragazzi, una cosa fondamentale mi sono dimenticato. Civiltà. Giusto, ovvio, come mi hai fatto a dimenticare questo? Civiltà, ragazzi. Il nome è scuso Maya. Antico. Sole. Sole secondo me può essere. Secondo me sole sì. Sì, sole meglio. Sì. Sole. Sole. Ovviamente sole
che sia chiaro, ragazzi. Il sole. Il sostantivo. Quindi se qualcuno dice... solare. Le sole cose. No, quello, ah, quello no, non vale. Se solare. Il sostantivo. Facciamolo valido assieme a sole. Sole. Solare. Solare. Ok. Tipo sistema solare. Esatto. Poi. 2012. 2012 è la prima. 2012. 2012, ragazzi, spacca. Allora, credo che siano tutte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io vorrei fare due appunti prima di iniziare. Il punto 1 è che, siccome questo è un video corto, qualora non saremo soddisfatti, ne vedremo un altro, come è già successo in passato. Certo, infatti. Nel frattempo che lei scriveva le parole sui cicchetti, sì, sui bicchieri, mi sono ricordato di una cosa. Posso vedere? Calendario. Vediamo anche il sole. Il sole. Sole e il sole. Sole. L'icona. Tribale. Posso verificare. Mi sono ricordato di una cosa per smentire la vostra teoria del complotto su di me. Questo tappetino della Guinness mi fu donato da una mia vecchia fiamma. Okay. Io ti posso dire che questo orologio mi è stato regalato da Donald Trump. Vabbè, lasciamo perdere. Chiacchiere. Vabbè. Iniziamo? Beh, iniziamo. Vai! Una barzelletta per voi, Versa. Un uomo entra in un bar. No, la fine del mondo è vicina! I Mai avevano ragione, siamo noi che siamo rimasti indietro di 8 anni. In realtà questo non è il 2020, in realtà è il 2012, perché il 2012 è sbagliato, i Mai hanno ragione, il coronavirus, la peste! E il barista gli risponde. No, vediamo. Di solito. Ciao Vez e bentornati sul canale. Ebbene sì, il mondo sta di nuovo per finire. Ma questa volta non sarà il coronavirus, non sarà l'imminente crisi geopolitica causata dal conflitto nascente tra India e Cina. No, sarà di nuovo il calendario Maya che dopo 8 anni ci visita. Praticamente, secondo alcuni, il calendario Maya sarebbe giusto. Ciò che non sarebbe giusto sarebbe il nostro calendario, che ha saltato 8 anni. E secondo calcoli astrusi fatti, era un modo per tenere il conto del tempo in base 13. Ma ovviamente quanti di questi contatori si potevano affiancare? Ovviamente questi sono i giorni, queste sono le settimane, poi ci sono i mesi, gli anni e alla fine ci sono i baktun. I baktun erano l'ultimo contatore del calendario Maya e ogni baktun equivaleva a 400 anni. Siano scomparsi del tutto, il calendario ha continuato a tenere conto del tempo che passava e alcuni si stavano accorgendo che l'ultimo baktun stava raggiungendo la sua fine. E ovviamente è partito il panico, perché una volta raggiunto l'ultimo baktun, tutto sarebbe finito. O meglio, questa era la teoria del complotto. In realtà i Maya non avevano mai pensato cosa sarebbe successo alla fine dell'ultimo baktun. Un'ipotesi è che i Maya credessero che si trattasse di un momento di rinnovamento, una nuova nascita, una riscoperta della spiritualità, cose del genere. Ovviamente le teorie sono tantissime. Tuttavia, quello del quale siamo certi è che la fine del mondo non c'entrava assolutamente niente. Ma allora... Perché crediamo a queste profezie? Esatto, perché crediamo a queste magiche premonizioni, a queste previsioni così strampalate? C'è qualcosa nella nostra natura che ci spinge a credere a queste cose? Beh, in un certo senso, sì. Queste profezie ci rassicurano. Vi voglio portare un esempio. Per capire questo concetto dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo andare all'inferno. Nell'inferno di Dante c'è una figura molto interessante, Minosse, il giudice dell'inferno. Il compito di Minosse è quello di giudicare le anime dei dannati. Quando i dannati hanno detto e confessato tutti i loro peccati, Minosse cinge attorno a sé la sua coda di serpente e per ogni giro della sua coda i dannati sanno in cui devono andare a posizionarsi. Ed è qui che bisogna fare un'osservazione. Poi dopo 2 ore lo spostate, poi lo spostate, poi lo spostate, poi lo spostate,
il seme non germoglierà mai e questo non vi permetterà di avere una pianta di limoni. Quindi possiamo tranquillamente dire che nella natura umana c'è un grandissimo desiderio di conoscere il futuro. E ci sono molte persone che fanno previsioni, che fanno profezie e che per esempio fanno gli oroscopi. Tutti noi sappiamo che cos'è un oroscopo. In base alla posizione dei pianeti, in base alle congiunture astrali, si può determinare come andrà la giornata, la settimana, addirittura l'intero anno. Scusate, io pensavo posizione, ho detto perché sono girando gli allineamenti. C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Quello che bisogna sapere è che tutti gli oroscopi, tutte le profezie, tutti i tarocchi, tutti i talismani, tutte le letture delle frattaglie, le letture dei fondi del tè, si basano su un principio semplicissimo. Segnatevi questa frase. Tutte le profezie hanno un significato divergente. Divergente vuol dire che il significato di una profezia può essere la qualunque. Prendiamo ad esempio l'oroscopo. Diciamo questa settimana dell'Ariete e leggiamo i fondi di questo bicchiere. Allora, diffidate di quello che vi dicono le persone vicino a voi, perché non sempre. Aspetta che non si legge bene. Perché non sempre le persone vicino a voi fanno le cose nel vostro interesse. Bene, io ho detto una cosa. No, questa no. Cosa può voler dire tutto e può non voler dire fondamentalmente niente. Qual è il significato delle mie parole? Qual è il significato della frase che ho appena detto? Ed nessuno. È qui che entra in gioco la seconda parte dell'oroscopo. Tu, in base alle proprie esperienze, in base al proprio credo, in base alle proprie convinzioni, una persona determina e dà un significato a ciò che sente. Come ho detto prima, le profezie sono divergenti, mentre invece l'interpretazione di esse è convergente. La visione di ogni persona è convergente su un proprio significato. È come se dicessero al mio oroscopo, l'oroscopo dell'acquario, in questa settimana sentirete una persona che non sentivate da tempo. Può essere, può succedere. E allora dirò, oh mio Dio, l'oroscopo aveva ragione, allora devo spendere tutti i miei soldi in libri di Paolo Fox. Però Paolo Fox, che cosa hai combinato con questo 2020? Non mi ha detto cosa sarebbe successo alla tale ora. Ed è questo il punto. Io voglio il controllo. Io voglio sapere che cosa che succederà venerdì 26. Esatto. Non succederà niente, perché tanto il mondo finisce il 21. Nessuno conosce il futuro. Non esiste una persona su questa terra che vi possa dire che cos'è che succede questo mese, quest'altro mese, il prossimo anno. Non c'è nessuno che ve lo può dire. Voi non avete il controllo. Eppure avete il controllo delle vostre azioni. E le vostre azioni di oggi determineranno l'outcome del vostro futuro. Però questo sarà l'argomento per un altro video. Che dire, questo era tutto per questo video sulla fine del mondo, previsioni, non previsioni, sempre le solite cose fondamentalmente, la gente va facilmente nel panico. Io ringrazio tutti i vet che su Instagram al mio account Jovet0565 mi hanno parlato di questa storia e mi hanno spinto a fare questo video che ho trovato molto interessante da trattare. Ovviamente se mi volete contattare, fare un saluto, mandare qualche meme, mandatemelo tranquillamente, sono sempre contento di ricevere i vostri meme. Comunque in descrizione vi lascio anche il link per raggiungere il mio canale Twitch, che molto presto diventerà attivo e vedremo di parlare di cose, fare ovviamente tante cose e ovviamente vi terrò aggiornati. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi come al solito ci risentiamo. Ciao, allora, nonostante che abbiamo comunque fatto 4 sciottini, tendenzialmente mi terrei soddisfatto, ma noi non possiamo lasciare il nostro pubblico senza la teoria del complotto, perché questo qua era più che altro un debunker. Allora, una cosa che volevo aggiungere prima che tu cerchi il video,
sai, nel frattempo, ragazzi, se vi volete iscrivere, lasciare la campanella, cliccare la campanella, lasciare un commento. Ah, che giusto, sta cosa non l'abbiamo mai detta finora, perché sì, noi ma siamo molto... Non l'abbiamo mai detta, anche perché noi non vogliamo forzare nessuno, però se ci volete supportare, vi piaciamo, oppure non vi piaciamo, fate come vi piace. Ma comunque fateci sapere, in qualche modo. Welcome back. Allora, abbiamo trovato questo video di 11 minuti. Le profezie è la storia di un popolo antico, di un certo Megacritico. Antico. No, non vale quello. Antico. Però la parola rimane. Ti avevo messo. Praticamente, ovviamente, non vi volevamo lasciare con un video serio, ma vi volevamo anche mettere un video di complottari seri. Anche se non lo so che questo è complottari. No, diciamo dall'immaginetta che c'è la faccia di tipo Viper Vendetta. Beh. Abbiamo interpretato male il calendario Maya. Un interrogativo. Secondo me questo ci permetterà di far fuori almeno, non dico tutti, ma almeno 3-4 di questi sciottini. Ovviamente le parole precedenti non valgono più perché sono state già bevute. E direi di iniziare. È la pubblicità questa? No, è il video. Sembra una pubblicità. Ah, è la presentazione. Sì. Figo. È arrivata la fine del mondo. È arrivato il video che tutti quanti mi avete chiesto di realizzare, perché ci sta proprio a pennello, a pennellino. Ispirato dalle dicerie online e dagli articoletti clickbait di alcune testate giornalistiche italiane sulla questione del calendario dei Maya letto male e che la fine del mondo secondo i Maya verrà domenica 21 giugno 2020 e non 21 dicembre 2012, ho deciso di fare questo video in cui vi espongo la cultura Maya e le profezie arrivate fino ai giorni nostri che senza dubbio che si avverino oppure no, continuano dopo migliaia di anni ad interessare, incuriosire e impaurire parecchie persone. Rimani fino alla fine perché sicuramente ne uscirai tranquillo finché non finiscono i bicchieri, per espandere il tuo sapere con chi vive di luoghi comuni. In generale tutte le civiltà precolombiane affascinano per la loro diversità rispetto alle altre, e tra le molte civiltà precolombiane spiccano ovviamente i Maya della Mesoamerica, dove svilupparono una civiltà nota per l'arte, per l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici e per la scrittura. Infatti non per nulla l'unico sistema noto di scrittura pienamente sviluppato nelle Americhe precolombiane venne pensato e inventato dai Maya. Bravissimo. I Maya abitavano la zona dell'odierno Perù. E mai direbbero grandissimi idioti, non abbiamo detto la fine del mondo. Ben avviata, studiavano l'astronomia, conoscevano perfettamente la volta celeste e anch'essi costruirono una sorta di piramidi. Quello che state guardando è il castello di Chichen Itza. Le prime città Maya si svilupparono tra il 700 a.C. e il 500 a.C. stato collegati da una fitta rete commerciale. Due città rivali, Tikal e Calakmul, divennero molto potenti e influenzarono il territorio mesoamericano. Solitamente la storia della civiltà Maya viene divisa in tre periodi principali, ma questo ovviamente a scuola omettono di dirtelo, perché dopo si dovrebbe collegare la questione della religione Maya a essere in connessione con tutte quelle del mondo antico che veneravano antichi dei scesi dal cielo, e lo omettono perché altrimenti dopo le persone si c'era pure sul anche perché stavo pensando a fare. Dobbiamo riprendere. Non riusciranno a scuola si parla delle civiltà precolombiane, ma non in maniera approfondita, mai affrontate in maniera approfondita. Infatti, essi furono caratterizzati da un sistema di città-stato e piccoli regni. Queste unità, queste aggregazioni di Maya, tuttavia, interagirono spesso tra loro in complesse reti di rivalità, vassellaggi e alleanze, se così possiamo definirle. Talvolta un regno poteva anche estendersi fino a dimensioni regionali, come nel caso delle città di Calakmul, Karakol, Maipan e Tikal. Parlando dei Maya e di come contavano le ore, o per meglio dire in modo molto più generale il tempo, usufruivano di quello che viene chiamato il lungo computo, che era niente poco di meno che il loro calendario, che era basato sul passare del tempo calcolandolo sulla base di una data fissa nel passato. Noi calcoliamo il tempo sulla base della nascita di Gesù di Nazareth. Scende, si presenta quest'uomo bellissimo, possente con i capelli lunghi, la coda, dimmi. Ma lo puoi partire di nuovo la descrizione di Radice? Cioè arriva dal cielo. Cioè, scende, possente, bello, capelli lunghi, fisico muscoloso. È Gesù. No, è per lui evidentemente. Ma è dal cielo, capelli lunghi, muscoloso. Ma cioè,
potrebbe essere, ma non lo so, nessuno. I romani lo contavano sulla base della fondazione di Roma, i greci in base alla nascita dei giochi olimpici e i maya lo calcolavano dal 3113 a.C. Cosa successe nel 3113 a.C. non si sa, fatto sta che questa è la data fissata dai precursori dei Maya come se fosse il nostro anno zero. Un anno, per i Maya, era composto da 360 giorni anziché da 365 e veniva chiamato Tun. Erano maestri nell'astronomia e riuscivano a predire con esattezza le eclissi. Ma non solo, erano ottimi architetti, medici, dentisti, agricoltori, fabbri, maniscalchi e falegnami. I Maya credevano in una grande varietà di divinità, entità soprannaturali e forze sacre, così venivano chiamate. Essi usavano interpretare estensivamente ciò che ritenevano sacro e identificavano gli dei con specifici eventi. Vi erano anche divinità con una speciale giurisdizione sui periodi cronologici dei cicli che identificavano come tempo e che suddividevano il tempo. Altre ancora, pensate un po', erano riservate a ciascun giorno separatamente e ogni periodo aveva il suo dio, come se essi, gli dei, effettivamente perissero soggiogati dal tempo come lo siamo noi. Dunque pensare che fossero biologici non è sbagliato. L'interpretazione delle divinità Maya era intrinsecamente legata al calendario, ovvero i cicli del tempo, all'astronomia, perché scendevano dal cielo, e alla loro visione del mondo. Il sangue era considerato come una potente fonte di nutrimento per... Pensiamo agli antichi dei come degli alieni, questo è piuttosto inquietante. Venivano fatti sacrifici sulla base concettuale che secondo i Maya era necessario affinché si mantenesse l'equilibrio del cosmo. Pensate un po', cosa c'entrassero i sacrifici con il cosmo, i Maya dovrebbero spiegarmelo. A quanto pare sapevano qualcosa che non sappiamo. Fatto sta che il sacrificio di una creatura vivente era un'importante offerta rituale messa in pratica dai Maya per farsi amici gli dei. Il sacrificio di una vita umana poteva essere l'offerta definitiva di sangue agli dei e così i più importanti riti Maya culminavano nel sacrificio umano. Ma la cosa più inquietante di questa faccenda è che anche i pagani, così come moltissime altre civiltà antiche, che non si conoscevano fra di loro, mettevano in atto queste discutibili pratiche religiose. E visto che non si conoscevano per motivi temporali e geografici, ovviamente, anzi, visto che non sapevano nemmeno della reciproca esistenza, perché c'è questa costante dei sacrifici? A quanto pare vennero chiesti da qualcuno, altrimenti prendetemi come un visionario o come un pazzo, ma storicamente questa non cosa non si spiega. Non è un caso che tutti costruissero piramidi, o per meglio dire edifici piramidali che andavano verso l'alto. Non è un caso che questi fossero ottimi astronomi e non è un caso che tutte le antiche civiltà veneravano gli dei scesi dal cielo. Poi, se volete credere al caso, allora è un caso. Fatto sta che una è una coincidenza, due è strano e tre, a meno che non hai qualche problema, non è più una coincidenza. Il calendario Maya, eccoci qui finalmente, è il calendario che veniva utilizzato dai Maya e da altri popoli dell'America centrale, dagli Aztechi e dai Toltechi. Si tratta di un calendario molto elaborato e molto sofisticato, basato su più di... Ma che bello, ma come ci ha spiegato in 3 secondi? Il calendario gregoriano, invece, è il calendario solare ufficiale in quasi tutti i paesi del mondo. E con la questione dell'erronea interpretazione del 21 dicembre 2012 come fine del mondo per i Maya, che cosa è successo? Ve lo dico io. L'Huffington Post ha riferito che c'è stato un errore di lettura del calendario Maya, perché con l'avvento del calendario gregoriano su quello giuliano, avvenuto nel 1582 da Papa Gregorio XIII, si sono persi 11 giorni dell'anno, che sommati tra di loro danno il risultato di 8 anni. Proprio gli 8 anni esatti che ci passiamo tra il 2012 e il 2020. Ma questo esattamente non so se sia vero. Paolo Tagalopin, in una serie di tweet poi seguentemente eliminati, ha detto che per il calendario giuliano, sul calendario gregoriano, siamo adesso nel 2012 e che quindi è stato letto male il calendario Maya e che dunque la fine del mondo per i Maya sarebbe il 21 giugno 2020 e non il 21 dicembre 2012. Ora, qual è il fatto? Il fatto è che i tweet sono stati eliminati, così come il suo profilo, che è riapparso poco dopo con pochissimi follower. Inoltre c'è un Paolo Tagalogin anche su Instagram che ha solo una foto e indovinate un po'. Ma che caso del calendario Maya? E da una ricerca veniamo a sapere che il tipo di cui non si sa niente, citato anche da importantissime testate giornalistiche italiane, così giusto perché verificano le fonti, è in realtà un filippino.
con l'apparecchio che si occupa di biotecnologie. Non può essere Filippino. Molti, e dico moltissimi fattori, potrebbero farci pensare ad un troll e ad una bufala scandalosa. Fatto sta che anche Forbes, che la considero più che autorevole, ci incita a fare attenzione a ciò che leggiamo, perché riferisce che l'astronomo Phil Plate ha controllato la matematica di conversione tra il calendario Maya e il calendario Giuliano, sostituito da quello Gregoriano, e dice che è sbagliata. Riferisce che traslare un calendario di una civiltà precolombiana in quello Giuliano è di per sé insensato, e poi voglio dire, basta studiare, il sapere annichilisce qualsiasi cosa. Mettiamo caso che la traslazione dal calendario Maya a quello Giuliano stabilisce probabilmente che il 2012 è adesso e che ci sono stati 8 anni di scarto e che seriamente per i Maya la fine del mondo è prevista per domenica 21 giugno 2020. Ma non è la fine del mondo. Ecco, anche se fosse, non si parla di fine del mondo. E vi spiego perché. Per la maggior parte dei calendari precolombiani, incluso quello Maya, il tempo era suddiviso in cicli. Il ciclo Tzolk'in, paradigma. Fatto sta che parliamo semplicemente di interpretazioni personali su date antiche che non sappiamo nemmeno se sono giuste. La paura di un'apocalisse rinnovata da titoli clickbait e di che controllano. Bravo, bravo! Proviamo in giro per il web, è infondata, poiché, cari amici, vi ripeto, la fine di un ciclo per i Maya non significava l'estinzione della razza umana. Come consiglio di studiarvi la cultura in sé per sé, poiché cambia molto in certo, non stiamo parlando della fine del mondo, la sua potenza è superiore, il contatto che queste antiche civiltà ebbero con quelli che definivano dei, che poi, se vai a vedere, dei non erano. Spero che il video vi sia piaciuto. Bellissimo. Ci abbia chiarito le idee. Se è così, mi raccomando, mega ultra pollice in su. Se sei nuovo e ti interessi i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi, come sempre, ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. No, perché schiacchiamo! Yeah. Ah, come? Infatti a lui ho detto la fine. Quindi non ci credo se ha detto che ci rivediamo presto. Allora... È rimasto il povero sole! No, io vorrei fare una premessa. No, 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 aspetta, prima delle premesse, perché ho alcune cose da dire. Prima che me ne dimentico. Prima contiamo i punti. Ho visto già. Allora, praticamente, noi eravamo 2-2-2. L'ultimo apocalisse è stato quello che si definisce in inglese il tiebreaker. E tu hai perso. E io volevo dire una cosa su questo. Prima lui aveva detto solare. Quindi era giusto. Ok, aveva detto solare. Tu l'hai reclamato? No. Sti cazzi. Quindi merito la sconfitta. Cioè, io non l'ho sentito. No, io l'ho sentito. Lei forse l'aveva sentito. Se tu l'hai sentito e non l'hai reclamato, che colpa ne ho io? Sono tuo padre. Ora ti bevi i sciottini. Allineiamoli. Inizio col sole. Ok, mentre tu ti bevi, io vuoi fare il mio piccolo appunto e poi parlate anche voi? Giusto. Molti non sanno che c'è almeno uno, dico almeno uno perché è quello che conosco io, stato nel mondo che usa un calendario giuliano o simil giuliano, non so se è proprio giuliano ma è molto simile, in cui in questo periodo sono, per loro calendario sono nel 2012. Ed è uno stato che ho visitato, sto parlando dell'Etiopia. Ne sono certo, potrei parlare di come gli etiopi contro... misura nel tempo in maniera approfondita, però dico queste due cose. Loro usano, essendo molto cristiani, questo calendario giuliano, quindi loro sono non solo sono nel 2012, ma sono, se non ricordo male, 7 giorni indietro, qualcosa di questo tipo. Quindi magari la fine del mondo sarà fra 7 giorni, lo vedremo tra la prossima puntata, non lo so. Cioè, ma come si approcciano col resto del mondo? Loro lo sanno perché comunque loro vedono le nostre notizie. Io quando ero in Etiopia vedevo le notizie del mondo. Però per loro, il loro calendario è nel 2012. Aspetta, se voi pensate che questa sia una cosa assurda, la cosa assurda che dico è la successiva, la cosa più assurda. Per noi, il giorno scatta a mezzanotte. Sì. Esatto. Per loro scatta alle 6 del pomeriggio. Quindi per loro... Cioè tu ceni il giorno dopo? Sì e no. Cioè sì. Tu fai cena e pranzo lo stesso giorno? Però in giorni diversi per loro. No, per loro, per loro è lo stesso giorno, per noi in realtà è la cena di un giorno e il pranzo seguente. Sì, esatto, per il giorno loro fanno il contrario. Giorno. Esatto, quindi per loro sia il pomeriggio scatta... A mezzanotte. Per loro è mezzanotte, però per noi è la nostra... Sono i nostri sette pomeriggi. Me lo ricordo perfettamente, perché punto uno... Cosa facevi tu alle 6 in Etiopia, quindi? Sarà forse bevevo, perché costava poco, perché io avevo finito di lavorare e poi mi mettevo a bere. Ma quindi c'erano posti aperti comunque? Certo! No, 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 assolutamente. Ma scusa, ma no, che ora... Cioè,
fondamentalmente per loro finisce la giornata alle 6. Alle 6 scatta il giorno dopo. Tutto, cioè appunto le persone smettono di lavorare a un certo orario, quindi loro non cenano prima delle 6. Cenano, ragazzi. La vita funziona esattamente come funziona qua, semplicemente è un modo diverso di conteggiare, di contare il tempo. Semplicemente alle 6 del pomeriggio scatta il nuovo giorno. Io mi ricordo perfettamente questa scena, io all'hotel, a sosseggiarmi una birra locale, tra l'altro erano buonissime, certo, in cui mi guardavo, cioè c'era la televisione, c'era il notiziario locale, ed era alle 7, quindi però era l'1. E me lo ricordo benissimo stavolta. Poi posso sapere, vabbè, ma cosa cambia se è al mezzanotte, al mezzo alle 6, non cambia niente. E no, perché prendo un appuntamento per un taxi, era il dramma. Perché se tu dicevi devi venire alle 6 o alle 7 del pomeriggio, perché magari avevo tipo l'aereo a mezzanotte, io quello devo fare in modo che chi ovviamente traduceva per me gli diceva l'1. Infatti avevo imparato a dire qualche numero, ora non mi ricordo più, perché dovevo essere sicuro che quello diceva a quell'ora. Altrimenti, ragazzi, il taxi non arrivava all'ora che dicevi tu. Era il dramma. Cioè, tu pensavi di aver detto l'orario giusto, e invece no. Ragazzi, io... Però, questa cosa, ragazzi... Guarda che figata per i compleanni. Perché? Lo fai alle 6 del pomeriggio. È vero. Non devi aspettare tipo la mezzanotte. Fai una festa alle 7 già... Già, e comunque in Etiopia ho visto nei miei occhi che sono dei party animal, quindi roba di questo tipo secondo me le farebbero tranquillamente, perché per esempio io magari andavo a dormire verso le 11 di sera, perché poi domani devo svegliare presto per riprendere a lavorare. E io sentivo sicuramente fino alle 3. Comunque, l'ultimo appunto, il motivo per cui c'è un motivo secondo me per cui in Etiopia dicevano però il giorno cambia alle 6 del pomeriggio. Il senso qual è? Che essendo uno stato molto, 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 molto vicino all'equatore, hanno esattamente, non importa la stagione, quasi 12 ore di luce, quasi 12 ore di buio. Quasi. Ci può essere qualche piccola differenza di minuti in base alle stagioni, perché non è proprio sull'equatore. Però, quasi. Quindi... questo può essere, diciamo, il motivo per cui hanno deciso di misurare il tempo in questa metà, maniera. Sì, c'è aperto. Nonostante io sia andato anche in Kenya, non so se hanno un sistema simile. C'è da dire che comunque l'Etiopia è cristiana, non cattolica, ma cristiana. Sono ortodossi, molto. Invece il Kenya ha una cultura diversa, perché comunque si parla Swahili, c'è una cultura diversa dal punto di vista, diciamo, culturale. Io devo aggiungere più niente, ho finito. Comunque no, niente, io alla fine ovviamente ci siamo fatti trarre un po' in inganno dei titoli, non erano proprio dei complottari, anche se l'ultimo non si è capito, aveva un po' tendenze, non lo so, magari credeva a qualche teoria. Sì, diceva cose giuste e poi metteva appunto, distillava delle cagate. Tipo la piramide. Ovunque. Ah, beh, secondo lui è un complottista, magari. Che... può essere. Ma comunque, fatto sta che bene o male abbiamo sentito cose, cioè dei dati abbastanza reali, tutto sommato, da entrambi i video. Solo che il primo era molto più sintetico, forse anche più chiaro comunque, perché è stato abbastanza chiaro, secondo me, il primo. Il secondo... cioè, era molto, cioè partiva molto sparato, sembrava una macchinetta di informazioni. Beh, sì. Però penso che sia il suo personaggio, non lo conosco, quindi credo sia faccia così. Però. No, ma il primo sembrava, non era un complottare assolutamente. Anzi, dal titolo ci siamo aspettati lo fosse, in realtà non lo era. Però comunque lo ringraziamo perché ci ha delizzato con, credo, quattro shottini. Parole, non lo so. Sì, totalmente sì. Quindi alla fine, grazie. Vabbè, anche quell'altro siamo riusciti a fare. Sì. Scusaci se ti abbiamo, diciamo, preso per complottare, però dai, diciamo, dal titolo, no, abbiamo pensato. Dalla maschera. Esatto.
No, io parlo del primo video. Ah, il primo. Vabbè, più o meno. Il secondo clickbait ci ha ingannato. Il secondo era complottaro, per me. Per te è complottaro. Sta provando con quella maschera. Anche io ho la maschera, però. No, ma la cosa che mi ha fatto scioccare è che praticamente lui ha detto a scuola queste cose mai andrei. È normale che non ce le dico. Perché? Ah, sì, infatti in Italia abbiamo una storia millenaria e a scuola tu non puoi affrontare tutto il dettaglio dei Maya. Perché, parliamoci chiaro, cioè, c'è talmente tanta storia sull'impero romano, sul medioevo, c'è talmente tanto che a parte tantissimo. Io non mi ricordo più niente. No, ma cioè non è solo medioevo, anche prima, perché in realtà il medioevo è l'età buia di cui noi abbiamo poche cose, tra l'altro, poche testimonianze. Sì, però diciamo, quando tu fai a scuola, diciamo, la parte della preistoria è comunque più o meno veloce, te la spiego un po' veloce. Vabbè. C'erano i dinosauri, l'asteroide, il ghiaccio. Ghiaccio, tanto ghiaccio, barriere, ora vi faccio una domanda e poi concludiamo con questa domanda. Voi sapete il punto di demarcazione fra preistoria e storia? Preistoria? C'è un momento nella storia in cui quello si segna la linea di demarcazione fra preistoria e non storia. Me la ricordo, non lo so cos'è dopo le è un'invenzione. No, non è un'invenzione. Il fuoco. No, è fuoco. Come fa a essere il fuoco? Una delle prime cose che scopre l'uomo. È un'invenzione, non è una scoperta. sarà qualche utensile. Vediamo che cosa potrebbe essere. Non è la ruota. No. Cos'è quella cosa che ci permette di assistere a capire quello che è successo in passato? Ah no, vabbè, quella nascita dell'alfabeto, credo, no? Fuochino. La scrittura, sì, l'alfabeto. Vabbè, è quello, giusto. Perché quando arriva l'alfabeto che si passa poi alla storia. Perché si ha la possibilità di testimoniare attraverso la scrittura. Esatto. Prima c'erano i geroglifici. No! Prima c'erano le cose che vengono tramandate da parole. Io parlo proprio della scrittura. Prima del scrittura. I geroglifici è una forma di scrittura. Iniziano con i vari dischi, penso che sono cretesi, probabilmente, non mi ricordo comunque. Ci sono tipo queste varie tire, cioè lineare A e lineare B, che sono le prime due lingue che si vennero, che vennero create, inventate. Poi ora non mi ricordo nel dettaglio, però queste sono in sostanza. Altro da raggiungere, ragazzi, possiamo concludere? Ragazzi, prima che concludo devo dire questa cosa in maniera veloce. Se torniamo con un sesto episodio... vuol dire che non siamo morti. Uno, e secondariamente avete la conferma che le teorie del complotto sono... quello che so. Una buona serata, ciao.